Venerdì 5 gennaio 2018, quinto giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La chiesa ricorda Santa Amelia. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Amelia, Stolfo e Emiliana. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Bianchi, quinto cognome più diffuso in Italia. Può derivare da una caratteristica fisica del capostipite, come il colore dei capelli o della carnagione, oppure da una caratteristica ambientale, come ad esempio un'abitazione bianca. In seguito acquisì anche il significato di purezza, inteso come qualità morale e spirituale. La variante Bianchini è diffusa con prevalenza al centro-nord, mentre Bianco si trova soprattutto nel centro-sud e in Piemonte. Bianca invece deriva da un ceppo siciliano. Bianchissi e Bianchetti sono molto presenti in Lombardia. Bianchette e Bianchin sono tipici dell'area veneto-friulana. Accadde oggi. Il 5 gennaio del 1911 viene inaugurato con grandi festeggiamenti il Bioparco di Roma. Il giardino zoologico all'interno di Villa Borghese, che attualmente ospita animali di oltre 200 specie diverse. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi che sono nati il 5 gennaio ricordiamo Umberto Eco, nato ad Alessandria il 5 gennaio 1932. La citazione da ricordare. La crudeltà verso gli animali e tirocinio della crudeltà contro gli uomini. Publio Ovidio Nasone. Dice il saggio. Quando c'è una meta, anche il deserto diventa strada. Proverbio tibetano. Un consiglio al giorno. La chinetosi, ovvero il senso di nausea che si prova sui mezzi di trasporto, è un disturbo piuttosto comune, soprattutto tra le donne e i bambini. Per combattere questo fastidio, portate con voi durante il viaggio del prezzemolo fresco. Annusandolo, vi darà una rapida sensazione di sollievo.